Allora, stavolta la telecamera la metto qua. Ok, allora ragazzi, purtroppo nello scorso video non ho dato il tempo a finire il video, quindi ragazzi scusate se il video non era finito, però erano successi tanti bug e quindi non era finito il video, però vabbè. Allora ragazzi, siamo tornati di nuovo nel mondo delle serie B-Fake. Oggi vi faccio vedere la cella dello 012 Fake. Se volete ve la faccio vedere, però prima devo fare il mio giro di riconduzione come sempre. Allora, 008 c'è pure il suo amichetto, 173 fake c'è ed è anche molto veloce, 096 c'è, lui non se ne andrà mai, manco la campana, e il 372 è sempre sul muro quando io gli dico di non mettersi. Si è levato? No. L'old man fake c'è, eppure 012. Allora ragazzi, oggi andremo a vedere questi due laboratori qua. In realtà andremo a vedere uno di questi laboratori. Però prima devo fare una cosa. Devo vedere qui una cosa. C'era qualcosa di strano perché prima di iniziare il video c'era il laboratorio gigante, quello dell'SCP. È cresciuto. Ecco ragazzi quello che intendevo. Guardate, c'è una papera. In realtà c'è, ecco, vedete, ci sono tantissime. Io ho paura che queste papere siano del laboratorio e che siano fuggite perché hanno il potere di teletrasportarsi. Cioè, guardate, si vedono già da qui. Ne vediamo due, però in realtà ce ne sono tantissime. Ecco, vedete, guardate, si teletrasportano poi. Non è che sono velocissime, è che si teletrasportano. Cioè, stanno ferme e si teletrasportano. Vabbè, io direi di andare a vedere uno dei due laboratori. SCP, io direi di vedere Ambaravacci Cicocco, questo qui. Apriamo la porta. SCP 9700 9700 9700. Prendiamo il label. Allora, mettiamo qua il label. Mettiamo SCP, aspetta, SCP trattino 970 970. Spacchiamo qui. Ok, allora dovrò un attimino. Sto spaccando perché qua metteremo il vetro. Ecco qua. Questi blocchi di terra li toglierò. E adesso ragazzi direi di andare. Aspetta, posso craftare un vagone con tritolo, con un vagone e una TNT e pure il motivo dello stendardo con le GP012. Però vabbè, allora è una porta 9700, ma sono una porta. Ah, ho capito che cos'è, ho capito, ho capito, ho capito. Allora ragazzi, SCP-9700 è un corridoio SCP infinito. In che senso? Nel senso che se noi andiamo avanti, apriamo le porte, continuerà all'infinito, non avrà mai una fine. Questo SCP è anche Euclid perché non si può contenere, infatti contenuto dentro un sito, una cosa del genere. Però vabbè, io direi di andare. Apriamo la porta, apriamo la porta, apriamo la po ap quante porte SCP? Io odio le porte. Apriamo la porta, apriamo la porta, apriamo la porta, apriamo la porta. Vedete, va all'infinito, cioè si ripetono. Cioè guardate, guardate quanto abbiamo fatto! E continua! In realtà non credo che sia infinito, perché su Minecraft il mondo non è infinito, però noi ragazzi direi di provarci, di cercare di continuare, di andare avanti, oltre il prossimo, oltre il mondo di Minecraft, anche se il mondo di Minecraft, come ben sappiamo, è infinito. L'avete sentito? Io ho sentito un clacson, sono. Mi avete trasportato qualcosa. Cioè, qua ci sono le papere. Ma finisce? Guardate, non si vede più la fine. Ma quando finisce? Ma finirà poi? No, in realtà è infinito. C'è una porta. Qua è più luminoso, non so perché.
Ecco l'anomaly duck. Sono loro che mettono i suoni. Guardate quanto lontano, non si vede più. Ragazzi, guardate quanto non abbiamo. In teoria, aspetta. Ma non è infinito, cioè. Siamo arrivati alla fine. O forse non si poteva finire perché era troppo lungo. Boh. Io chiudo tutte le porte e non me ne sbatto. Prima di concludere il video. No, allora, le porte devo lasciare aperte per fare la miniatura che la voglio fare con le porte aperte. Quindi lasciamole tutte aperte dopo off camera. Le chiuderò tutte, che porco schifo quante non sono. E poi perché qua c'è più luce di là. Allora, io direi di correre, corri, corri, corri. Allora. Sapete che io odio le porte su Minecraft perché io faccio schifo ad attraversare le porte. Vabbè, questo qui lo sono cose che fanno tutti su Minecraft. E vabbè, allora. Quanto è lungo? Guardate quanto non è lungo, ragazzi, è lunghissimo. Cioè, questo SGP, cioè, sembrava infinito, ma poi si è scoperto che non è infinito. Ma in teoria nella versione originale, cioè, nel fascicolo, cioè, in realtà nel fascicolo si parla anche di una strana cosa di 970-1. Che cos'è 970? Cioè, forse c'è un'entità qua dentro, ma io non l'ho trovata. Cos'è scalinata? Prima di concludere questo video, ragazzi, io con il peripheric jumper direi di chiudere qua. Allora, quindi io, ragazzi, ora metto il vetro e finiamo il video. Eccoci qua, ho messo il vetro del contenuto e qui abbiamo anche il 9700. Nel prossimo, dopodomani, ragazzi, andremo a vedere quest'ultimo laboratorio, dopodiché torneremo nel mondo degli SCP normali. Anzi, ragazzi, sapete che io sono molto curioso di sapere che cosa c'è qua dentro. No, ragazzi, cioè, io sono troppo curioso. Senti che vi dico, scopriamo cosa c'è qua dentro e nel prossimo episodio lo proveremo. SCP-004. Una porta. Ah no, questa la conosco, la porta delle 12 cavi. No, 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 no. No, 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 la testeremo nel prossimo episodio di Minecraft SCP. No, abbiamo scoperto cosa c'è dietro questo laboratorio, ma no, non lo testeremo. Non lo testeremo. Non lo testeremo, cioè non lo testiamo oggi, lo testiamo dopodomani. Io ora, ragazzi, vi saluto. Anzi, sapete che vi dico, concludiamo che mi faccio la miniatura. Quindi apriamo questa porta, mettiamo il label qui. Allora, SCP trattino 970, mettiamoci qua. Foto per la miniatura. Se me la fa fare. Ah, ok, l'ha fatta. Ragazzi, ora possiamo concludere. Posso con Ah, giusto, un'altra cosa che non so se voi lo avete notato, ma io mi sono messo Moleskine da Class D. Cioè, sono un Class D, praticamente. Cioè, quella vecchissima dei primi episodi di Minecraft SCP Fake. Quella lì, ecco. Allora, qua rimettiamo il label. 970. Questa qua sarà. Non so quante volte l'ho messa. Io mi rimetto l'armatura. E ragazzi, nel prossimo episodio esploriamo questo laboratorio. Torniamo nel mondo degli SCP normali. Andiamo a vedere i laboratori che ci sono nel mondo degli SCP normali. Dopo, ragazzi, scopriremo cosa c'è lì dentro. Perché si è espanso. E anche che cosa sono queste creature pollo che abbiamo visto in questo video. Però io direi che ci siamo prolungati troppo. Mettiamo la telecamera qui, ragazzi. Insieme a questa musichetta e agli altri SCP, io concludo questo episodio di Minecraft SCP. Ciao. Bene, possiamo concludere con i test, tutti i lockdown. Questo qua lo metto qua e lo carico su YouTube. Ti riprendo telecamera.
e chiudo.